Quando si va a toccare le regole di funzionamento del Consiglio Comunale, del nostro organismo, della nostra società, oggettivamente siamo indignati, ci si indigna di fronte a queste cose. C'è stata una forzatura forte di voler modificare uno statuto con d'urgenza su una normativa che invece andava discussa e c'erano tutti i tempi per poter fare la discussione e per poterla valutare nel Consiglio 18. L'abbiamo chiesto in varie maniere, l'abbiamo chiesto attraverso il telefono, l'abbiamo fatto presente in una riunione dei capigruppi, non c'è stata questa disponibilità perché si voleva fare una forzatura, un'arroganza istituzionale poco sopportabile. Per cui noi tutti adesso stiamo studiando dei meccanismi per poter far emergere questa questione, la questione legata al fatto che non si può arrogarsi dei diritti fuori da quelle che sono le regole del normale funzionamento di un organismo e in tutte le sedi, in tutte le maniere vogliamo far valere le nostre ragioni, che poi sono le ragioni dei cittadini. L'opposizione unita questa volta in maniera compatta sottolinea un aspetto per quanto mi riguarda. Io lo chiamo golpe istituzionale, non so se sarò troppo o eccessivo, ma è golpe istituzionale perché non è possibile modificare la Costituzione della città di Montevarchi neanche 12 ore. Io non so se sarà regolare o non regolare, ma non era mai successo, credo, nella storia repubblicana che un sindaco io mi permetto di dire il suo Zerbino Presidente del Consiglio, politicamente naturalmente, e gli altri Zerbini politicamente, consiglieri comunali di maggioranza, in 12 ore hanno modificato, non mi interessa per quale obiettivo, e quindi questa è la dittatura della maggioranza. Se siamo arrivati a questo punto, io non so come mai, ma per quanto ritengo io, è una, come si può dire, forzatura delle regole costituzionali, dello statuto del comune, che non è possibile modificare la Costituzione con un atto d'urgenza senza discuterne i contenuti nel merito in 12 ore. Per quanto mi riguarda, ivi compreso il ricorso al TAR per chiedere l'annullamento di questo atto e di tutti gli atti conseguenziali che verranno fatti, perché qui non si parla di politica e di destra, sinistra, opposizione, maggioranza, si parla di un consiglio comunale e su questo mi rivolgo ai consiglieri comunali, se è possibile, ai miei colleghi, non è possibile che loro non abbiano avuto il coraggio di alzare la testa e guardarci in faccia, aprire una parola per dire che non era una cosa da fare. Vorrei ricordare che il Consiglio Comunale è l'organo democraticamente eletto in cui è rappresentata tutta la città, in cui noi consiglieri siamo lì a portare uno spaccato della nostra città e che appunto è l'organo in cui si discutono le scelte politiche della città, in cui appunto si deve discutere anche quella che è stata definita dai miei colleghi la Costituzione della nostra città e quindi le regole di funzionamento della macchina comunale. Ecco, questo non è stato dato la possibilità di farlo, quindi si è voluto cambiare le regole basilari della nostra città del funzionamento della macchina comunale in via d'urgenza. Tra l'altro quello che si vuole cambiare è la possibilità di assumere un nuovo dirigente che prevederà anche la destinazione di ulteriori risorse come costi del personale per esercitare questa funzione. Ma non voglio tanto entrare nel merito della questione dell'assunzione di questo dirigente o meno, anche se reputo che appunto poi magari debbano parlare programmi elettorali e nel programma elettorale del sindaco mi sembrava che ci fossero scritte cose ben diverse da quelle che forse vorrà andare a fare. Ma questa appunto è un'altra storia. Però la questione è si va a cambiare le regole senza interpellare e senza fare dibattito all'interno di quella che è l'aula preposta. A questo punto il sindaco poteva fare una bellissima delibera di giunta e in quella maniera fare tutte gli atti per assumere, per dare indirizzi, per fare quello che riteneva più opportuno sia a livello politico che a livello amministrativo. Quindi non abbiamo neanche capito il perché. Il Consiglio Comunale non è uno strumento che si usa a proprio piacimento, ma si usa secondo delle regole e queste regole non sono state rispettate. Io sono rimasto molto perplesso su questa situazione perché al di là della convocazione, al di là della comunicazione, è proprio il merito che non torna.
cioè cambiare un articolo dello statuto del comune in questa maniera con un preavviso di 24 ore non esiste. Poi ci possono essere tutte le giustificazioni del mondo, ci mancherebbe altro, ma anche su queste una parte della giustificazione è scaturita da una lettera del dirigente del settore urbanistico in cui appunto il nostro dirigente sostiene di non poter affrontare tutti quanti i problemi. Mi chiedo che cosa facessero i nostri assessori, da una parte l'assessore ai lavori pubblici e dall'altra il sindaco che si è tenuta la delega per quanto riguarda l'urbanistica, non si sono accorti che c'era questa situazione di disagio da parte della struttura. Quindi io credo sia tutta una forzatura che chiaramente ha probabilmente degli scopi particolari, io non so quali possono essere, però di sicuro si sta parlando di far spendere più soldi ai cittadini, si sta parlando di una situazione non chiara, si sta parlando di una situazione che va al di là proprio del normale rapporto dialettico democratico che ci devono essere fra le forze.